Ed eccoci ad un nuovo episodio del nostro viaggio in van dall'Alaska all'Argentina. Questa Argentina l'abbiamo sempre immaginata come l'ultimo paese della nostra avventura. La pensavamo così lontana che non sapevamo se ci saremmo mai arrivati. E invece ormai si sa che fin dal primo paesino siamo rimasti piacevolmente sorpresi, che non ce ne vorremmo mai andare. Abbiamo percorso migliaia di chilometri sulla famosa Ruta 40 e siamo arrivati in Patagonia. Vi confermiamo che arrivati qui è ancora più difficile lasciare questa parte così lussureggiante. Il lato argentino delle Ande non è assolutamente così pittoresco. La maggior parte del territorio è pura steppa e deserto. Ma il viaggio deve continuare, anche perché abbiamo fatto tanto per sistemare il nostro mezzo e prepararlo al meglio per le strade più affascinanti che ci aspettano. Per chi si è perso l'episodio precedente, eravamo a Bariloche e i meccanici hanno smontato la scatola dello sterzo che dava parecchi problemi dal Perù e l'hanno perfettamente riparata e revisionata. È stato un lavoro molto faticoso, ma andava fatto. Ora dovremo lasciare il paese perché il nostro piano di viaggio consiste nell'attraversare l'ultima parte del continente sudamericano, facendo a zig zag tra Cile e Argentina. E quindi arriverà il momento di ritornare in Cile. Oggi faremo un po' di esplorazione tra le montagne ai margini della regione di Rio Negro e scopriremo cosa vuol dire vivere nel cuore della Patagonia. Ma adesso è già il momento della colazione, caffè latte con cubetti di zucchero, fette di pane salate con marmellata. Avevamo solo il pane con le olive, però va benissimo lo stesso, e mettiamo sulla marmellata di pesche casera, buonissima. Per noi è un onore avere il pane fatto con lievito madre, cioè in Sud America è quasi impossibile. Carlo già sta sbavando. Ma soprattutto perché poi ci metteremo un tocco speciale, quello che abbiamo preso ieri, facendo di fatto una ricetta di classe. Cosa stai facendo? Siamo fermati a raccogliere le more perché qua è pienissimo, ci sono mille cespuglie, sono tutte mature, quindi ci stanno chiamando. Questa è una via tutta ricoperta di piante di more, ce ne sono tantissime, eccole qua, e sono mature e dolcissime. Stiamo a rubare le more agli abitanti di questa zona, no, praticamente. Le persone ci hanno detto di accomodarci, di fare pure, e non so se riusciremo a riempire la bottiglia perché ce le stiamo mangiando tutte noi. È praticamente il paradiso, sono enormi. Che buone! Pane alle olive, marmellata di pesche e more. More della via, qui al Bolsone. Questa notte, ragazzi, ci siamo fermati a El Bolsón, una città che stiamo vivendo per preparare al meglio il nostro van per continuare questo viaggio incredibile nella Patagonia. Il posto di oggi, anche se dentro questo paesino è meraviglioso, super silenzioso, nel verde, ci sono anche dei camper qui, brasiliani, e questo è il parco che ci ha ospitato oggi. Bellissime queste casette in legno che ci ricordano un po' le nostre delle Alpi. Lo stile di vita qui a El Bolsón deve essere veramente di qualità, per quello che abbiamo potuto provare sia di cibo e sia anche a livello di trekking. Infatti quello che andremo a fare oggi è proprio un trekking, uno dei primi qui in Patagonia, uno dei primi veri, diciamo. Ma prima, come promesso, volevo farvi vedere che cosa abbiamo sostituito. Oltre alla scatola dello sterzo, stiamo parlando delle sospensioni che dopo 325.000 km abbiamo completamente sostituito. Vi faccio vedere che cosa abbiamo trovato, perché è davvero incredibile come si sia ridotto un Irvan su queste strade. Un po' lo capiamo, ma c'è anche un pregresso di 250.000 km che noi non conosciamo, perché l'Irvan l'abbiamo comprato a questi chilometri e poi ci abbiamo fatto su un bel po' di sterrato. Ecco qua, abbiamo cambiato tutte queste cose qui. In tutto questo casino vi spiego bene che cosa abbiamo cambiato e come erano conciati i pezzi. Questi qui, 1 e 2, vengono comunemente chiamati supporti del braccio oscillante e sono fatti di una gomma che attutisce le sollecitazioni, e guardate come erano ridotti. Questo qui è il destro, praticamente bucato.
E questo qui è il destro, però posteriore. Non dovrebbe fare assolutamente questo gioco qua. Dovrebbe essere completamente incollato. Occhio che questi pezzi hanno circa 18 anni. Mentre per quanto riguarda il lato sinistro, anche questo fa un sacco di gioco. Vedete? Si muove questa parte qui. E quest'altro silent block è praticamente mangiato. Quindi potete immaginare che ogni pietra ci arrivava dentro al cervello. Poi abbiamo cambiato questi qui, adesso sono un po' smontati, però erano da cambiare anche questi qui. Questi qui sono i supporti della barra stabilizzatrice. E poi l'ultima parte è questa qui, sono le testine dei bracci oscillanti. Queste qui erano ridotte veramente male e faceva un rumore il vano a ogni pietra. Sentite questo rumore? Qui non dovrebbe proprio far rumore e non dovrebbe muoversi. Quindi questo è praticamente quello che ci è costato tutto lo sterrato che abbiamo fatto in 75.000 km di Panamericana. Se avete in mente un viaggio del genere, portatevi questi ricambi, perché noi non ci abbiamo pensato e li abbiamo portati nel secondo viaggio a Panama, quando ci siamo resi conto che ogni pietra era un colpo alla testa. Ma ora cominciamo questa stupenda giornata, il tempo è veramente bello finalmente, perché andiamo a fare un bellissimo trekking su in montagna. Abbiamo appena chiesto l'autorizzazione al Parco Nazionale e adesso ci dirigiamo al punto. Siamo davvero curiosi di scoprire la Patagonia anche un po' camminando. Adesso credo che il nostro piccolo guerriero verde sia pronto per arrivare fino alla fine della Panamericana. In panetteria ci conoscono, infatti siamo qua tutte le mattine, anche perché ogni giorno c'è qualcosa di nuovo e di diverso, quindi noi per non sbagliare proviamo tutto. Stiamo andando a visitare il Cajón del Rio Azul, ovvero un punto in cui il fiume, che si chiama Rio Azul, si calma e mostra le sue acque cristalline qui al confine tra Argentina e Cile. Il percorso è di circa 18 km andata e ritorno, praticamente quasi in piano, molto facile, e siamo immersi nella natura patagonica. Adesso tra un'oretta e mezza arriviamo ed ecco quello che si vede. Vorrei buttare giù da qua. Ma buttati. Se si può. Bene, siamo arrivati al Cajón. L'acqua è incredibile. C'è qualche pesce. E ci hanno detto quelli del parco che si può anche bere. E noi ci fidiamo. Serena riempie la borraccia con le acque pure di questo fiume. Questa volta niente fontana o bottigliette di plastica confezionata. L'acqua è pulita e sicura. E questo un po' mi fa riflettere sul perché la Patagonia sia così famosa nel mondo. È un luogo remoto e poco sfruttato, ma soprattutto è ben conservato.
Adesso siamo veramente arrivati. Guardate questo fiume Rio Azul, incredibile, che colori. E questo fiume è uno dei fiumi che dà l'acqua al lago Puelo dove siamo stati ieri. Pronto a fare il bagno? Subito. Subito, anche se è gelata a meno 10. Siamo davanti ad acque molto fredde che si sono appena formate dallo scioglimento della neve, ma sentiamo un richiamo per un bagno veloce. La sensazione è veramente piacevole e la natura attorno a noi completa questa bellissima esperienza. L'acqua era veramente fredda, ci siamo fatti però un bel bagno in queste acque turchesi e adesso siamo già rientrati quasi alla base, ci siamo fermati per darci l'ultima lavata perché il terreno era veramente molto sabbioso. Ecco il tramonto e abbiamo persino incontrato un coniglio con i rasta. Cosa stai cucinando? Sto facendo delle polpette di zucchine e patate. Queste sono quelle che sono pronte. Poi faremo una bella insalatona mista, che qua c'è un sacco di verdura veramente buonissima, organica del posto. Quindi prepariamo la cena molto tardi perché qua ceniamo a orari impossibili. Però ci siamo quasi. Questo piatto che mi ha cucinato Serena è spettacolare. Analizziamolo due secondi perché veramente merita rispetto a quello che abbiamo mangiato fino ad ora. Negli altri stati qui in Argentina si può trovare tutto. Questo è pane casero fatto con massa madre, con le olive. Poi questi burger di zucchine e patate. E poi un'insalata raccolta qui vicino. Giornata di cammino sempre sulla ruta 40, finalmente siamo riusciti ad andarcene dal Bolson perché è un posto che ci ha trattenuto molto, perché siamo stati molto bene, è una comunità un po' diversa dai paesi che abbiamo visto prima perché ci sono molti prodotti agricoli, organici, c'è molto amore per la natura, molti artisti di strada, ci siamo trovati molto bene e poi ci sono state giornate di sole molto belle, quindi siamo trattenuti un po' di più perché più avanti farà freddo, quindi abbiamo un po' paura di quello che ci aspetta, però proseguiamo. Presto entreremo in Cile per percorrere un po' della carretera Austral. Siamo nella terz'ultima regione dell'Argentina prima di arrivare alla Tierra del Fuego. Il paesaggio è sempre molto bello, verde, tante montagne e cime che ricordano un po' le Dolomiti o comunque anche montagne italiane, e continuiamo a vedere cartelli che dicono formaggio, vino, pane, quindi è difficile proseguire senza comprare tutto qua, però in Cile molte cose non le possiamo portare, quindi stiamo attenti a non prendere troppo. Giusto per collocarci geograficamente, ci troviamo al parallelo che segna proprio il confine tra la regione di Rio Negro, dove c'è Bariloche, e Chubut, che noi percorreremo solo in parte perché poi rientreremo proprio alla fine della regione di Chubut dalla carretera Austral. Abbiamo scelto di entrare nella città di Futaleufú, che è già in Cile, e non so se riusciremo a entrare oggi o domani. Intanto ci godiamo con il frigorifero pieno gli ultimi chilometri di questa parte argentina.